tocco il cuore calcistico di Fernando parlando dell'Atalanta. L'Atalanta io la definisco una squadra a sé all'interno del globo Serie A, perché ha un gioco che sviluppa in modo fantascientifico grazie a Gasperini, e su questo non ci sono dubbi, tanto che come mi dice sempre Mariano, che poi è una sacrosanta verità, quando questi giocatori fuoriescono all'interno dall'interno di questo mondo, iniziano a far vedere le loro pecche, i loro difetti. Mi viene da pensare fino ad oggi a Gosens, come ora vedremo Pessina in un contesto diverso, e soprattutto non sta facendo acquisti dopo che comunque anche ha fatto un cambio societario, eccetera. Cosa ne pensi tu di questa Atalanta, Fernà? Guarda, secondo me l'Atalanta è una squadra che ha fatto molto di più di quello che si aspettava, ovviamente molto, ma però molto molto di più, perché non aveva una rossa di giocatori importanti per arrivare a fare quello che ha fatto, e quindi quello che ha fatto Gasperini lì dentro, quella fiducia che le ha dato i giocatori, è stata molto importante per arrivare a quegli obiettivi. Però secondo me la uscita del Papu Gomez è stata un po' difficoltosa, nel senso che subito dopo che è andato via non è successo niente, perché sai, rimani con la fiducia, rimani con la stessa dinamica e non perdi molte partite. Invece quest'ultima stagione si è notato che mancava un giocatore di una qualità diversa, un giocatore che dia delle situazioni che solo il Papu dava in quella squadra. Il 10, il numero 10 mancava. Esatto, mancava il numero 10 che faccia il passaggio difficile, le situazioni difficili. Perché poi non c'era neanche Illich, Fernando, che lui è stato esatto. Male, quindi bravissimo. Che poteva. Esatto, quindi quest'anno secondo me è quello che gli può mancare all'Atalanta, un giocatore di quella qualità che magari Boga può diventarlo, essendo un giocatore diverso, un giocatore più di dribbling che di passaggio. Però deve avere un giocatore che faccia la qualità, che dia quel punto in più degli altri, perché sennò alla fine non puoi rimanere tra le prime 4 o 5 come ha fatto negli ultimi anni. Maria, fino ad oggi l'Atalanta ha acquistato solamente Ederson dalla Salernitana. L'obiettivo sarebbe Pinamonti, anche se è piuttosto caro. L'alternativa sarebbe nuovamente un Piontek bis in Italia. Si pensa a Fagioli per sostituire Pessina, ma è un'impresa ardua, considerando il fatto che probabilmente Allegri quest'anno vuole puntare sul ragazzo. E è arrivato in questi giorni Pagliuca, e si pensa a un dolce sogno Berardi, soprattutto se vi è l'uscita di Muriel. Indipendentemente da tutti questi movimenti di calciomercato, veramente a tuo avviso la variabile Gomez ha fatto la differenza, e che prospettive dai a questa squadra per l'anno calcistico che verrà? No, sicuramente quando è andato via il Papu qualcosa tu l'hai tolto, come ha detto Fernando, non subito, ma poi con il tempo secondo me qualcosa importante l'hai tolto. Poi io dico che il modo di giocare di Gasperini, può venire uno che si chiama qualsiasi nome, non importante, per il modo di giocare farà bene in campionato, ma se tu vuoi lottare a quel livello dove loro sono stati, devi prendere giocatori che sono abituati a vincere, che hanno giocato la Coppa, che giocano la Champions, che giocano l'Europa League, perché se no, ok, il modo di giocare suo ci può stare bene in un torneo italiano, ma poi se vai fuori a giocare non lo so, se non hai giocatore dei nomi. Come ti ho detto, per me farà il loro campionato, perché lui sempre prende dei giovani o qualche giocatore che alla fine sempre fanno bene, però ti ripeto, non lo so fuori del campionato italiano si possono competere. Difatti quest'anno l'Atalanta non farà parte a nessuna competizione europea, quindi riparte proprio da un cantiere davvero aperto. Al massimo fai una chiamata al Papu e gli dici di tornare. Certo. Però per quello dico, Rafa, che hai bisogno, se tu vuoi entrare in una coppa, stare a quel livello là, devi fare qualcosa. Sì, non basta l'organizzazione tattica, le capacità di Gasperini, ormai... No, perché si sono rinforzate tutte pure, eh?
adesso non è più, adesso ci sono tutti, sono rinforzate bene. Esatto. E poi anche il gioco di Gasperini adesso lo conoscono. Prima era una sorpresa. Bravissimo. Prima era una sorpresa anche in Europa quando lui è andato era una sorpresa, molti non conoscevano. Ho molto dispiacere dirlo, però anche la pandemia secondo me ha aiutato l'Atalanta, perché va l'Atalanta a giocare a Manchester o a qualsiasi stadio senza pubblico, è diverso. È diverso quando vai là e giochi contro il Liverpool, 50.000 spettatori che ti massacrano, lì è diverso. E quindi giocando senza pubblico riesce a sostenere un po' di più. Una visione extracalcistica del nostro Fernando che assolutamente quest'oggi mi sta stupendo e ne sono fiero di te.